ritorna Filosofia Virale con una storia, la storia di Antigone. Antigone è la storia emblematica dello scontro fra la legge naturale, la legge degli uomini, la legge del cuore e la legge civile, la legge dello Stato. Antigone è una tragedia di Sofocle che fa parte del ciclo tebano, di cui fanno parte anche Edipo Re ed Edipo a Colono. E quindi per comprendere la vicenda di Antigone bisogna un po' ricostruire anche la storia di Edipo. Antigone, infatti, è figlia di Edipo e di Giocasta, ma attenzione, qui veniamo già al cuore scandaloso, incestuoso di questa vicenda, perché Giocasta è anche madre di Edipo. Allora, come si è determinata questa situazione? Bisogna tornare indietro nel tempo. Esattamente al momento in cui Giocasta aspettava l'erede da suo marito, il re di Tebe, Laio, e viene loro predetto che quel bambino che sarebbe nato sarebbe stato anche la rovina della famiglia e di Tebe stessa. Perché? Perché era destinato ad uccidere suo padre e a sposare sua madre, unirsi a lei e con lei procreare dei figli. Laio, di fronte a una prospettiva così tremenda, decide, appena nato Edipo, di disfarsi di lui, quindi lo affida a un servo con l'ordine di portarlo sul monte Citerone e lì abbandonarlo in modo che morisse. Ma sul monte Citerone Edipo viene accolto da un pastore, nutrito e portato a Corinto, dove viene adottato dal re di Corinto, Polibo. Quindi Edipo cresce nella convinzione di essere figlio di Polibo e di sua moglie e nella convinzione che Corinto sia la sua città. Intorno all'adolescenza viene a conoscere quello che è il suo destino, ovvero quella profezia terribile di essere destinato a uccidere il padre e sposare la madre. Come dice Aristotele, Edipo è un brav'uomo, è una persona di sani principi, che non farebbe mai atti sacrileghi, quindi di fronte a questa prospettiva inorridisce e cerca di sfuggire in tutti i modi a quello che purtroppo sappiamo essere un fato divino, quindi ineluttabile. Quindi, nonostante Edipo abbandoni subito Corinto e quelli che crede essere i suoi genitori, lascia Corinto, ma i suoi passi lo conducono proprio verso Tebe. E da Tebe, proprio quel giorno, è uscito Laio, il re, insieme ad alcuni suoi compagni. Perché? Perché in quel periodo su Tebe c'era una maledizione gettata dal re, dal dio Apollo. Questa maledizione sarebbe finita solamente quando qualcuno avesse saputo sciogliere gli enigmi posti all'ingresso della città, dalla Sfinge, questo essere mostruoso, metà donna e metà leone, che divorava chiunque non indovinasse i suoi quesiti. Dunque, Laio si allontana da Tebe mentre Edipo si avvicina e ad un incrocio si incontrano. Naturalmente inconsapevoli dell'identità l'uno dell'altro, c'è un litigio, un alterco su chi deve passare prima. Il giovane Edipo, impulsivo, sguaina la spada e uccide prima i compagni di Laio e poi Laio stesso. A quel punto si è compiuta la prima parte di quella profezia, cioè Edipo ha ucciso il suo vero padre. Continua la sua strada verso Tebe, si trova di fronte alla Sfinge all'ingresso della città e risolve il suo quesito. Quindi entra a Tebe, una Tebe quindi liberata dalla maledizione, lo accolgono i cittadini festanti, del resto si è già diffusa la notizia che Re Laio è morto. Quindi nulla di più ovvio e normale che proporgli, offrirgli la mano della regina rimasta vedova, quindi Giocasta. Edipo accetta, sposa Giocasta e si realizza quindi pienamente quella profezia. Edipo diventa marito di sua madre e padre dei figli che sua madre procreerà. Edipo è re di Tebe ed è un buon re, la città prospera, i suoi cittadini lo amano, ma anni dopo c'è una nuova maledizione, una nuova pestilenza colpisce Tebe e Edipo
Edipo, essendo appunto un buon re, cerca subito di comprendere il motivo per cui il dio di nuovo se la prende con Tebe e manda Creonte, il fratello di Giocasta, quindi suo cognato, presso l'oracolo di Delfi a interrogare il dio. Creonte ritorna e dice: "Guarda, Edipo, il dio non toglierà la maledizione da Tebe finché non verrà finalmente punito l'assassino di Laio, colui che tanti anni fa uccise il buon re Laio. Edipo, abbiamo detto, è un bravo uomo, è un bravo governante, quindi si attiva immediatamente per scoprire chi è l'assassino di Laio, che ancora vive in Tebe impunito. E nell'arco di una giornata si compie tutto, si compie anche la tragedia personale di Edipo, perché indagando attraverso la testimonianza di quel servo che tanti anni prima lo aveva abbandonato sul monte, Edipo, ricostruisce tutta la storia e comprende di essere lui, il figlio di Laio, lui ad averlo ucciso, lui ad aver sposato sua madre. Di fronte a questa verità, Giocasta, inorridita, rientra nella reggia e si impicca. Edipo, di fronte a quella che è sua moglie, ma anche sua madre morta, si acceca con la fibbia del suo vestito e dicendo che non c'è più nulla di dolce al mondo per lui da vedere, che non è più degno di essere re di quella città, abbandona Tebe da solo con l'intenzione appunto di vagare solo e dimenticato per il resto dei suoi giorni, ma invece è proprio la figlia Antigone che lo segue. Antigone ha pietà del suo infelice genitore, non vuole abbandonarla a quel destino di solitudine e di rimorso, quindi lo accompagna, lo segue fino alla fine, fino a Colono, dove lui arriva, una città dell'Attica, dove poi morirà, e lo conforta col suo amore fino all'ultimo respiro. Dopodiché torna a Tebe dove trova i suoi fratelli, quindi Ismene, sua sorella, Eteocle e Polinice, i suoi fratelli, che ormai sono stati spodestati perché figli di un re illegittimo, quindi sul trono è salito Creonte, il fratello di Giocasta. Ma una nuova prova aspetta Antigone perché Tebe viene attaccata da una città vicina e mentre Eteocle combatte dalla parte dei Tebani, quindi di Creonte, di Tebe, Polinice combatte alla testa dei nemici. Quindi muove le armi contro la sua città, contro suo zio, e in uno scontro sotto le mura di Tebe, i due fratelli, Eteocle e Polinice, si combattono e si uccidono reciprocamente. Ma mentre Eteocle, secondo le leggi dello Stato e secondo Creonte, quindi merita una sepoltura degna proprio perché ha combattuto per la sua patria, Polinice, invece, essendo un nemico che ha addirittura portato i nemici dentro le mura della sua città, non merita sepoltura e quindi il suo corpo, dice Creonte, deve essere abbandonato all'oltraggio delle intemperie e degli animali fuori dalle mura di Tebe. Ora, Antigone, abbiamo capito, è la protettrice della famiglia, dei legami familiari, dell'amore, degli affetti, quindi non può accettare che suo fratello venga oltraggiato, abbandonato fuori dalle mura e quindi va da Creonte chiedendo pietà per lui, appellandosi a quella legge del cuore, a quella legge scritta nel cuore degli uomini che è antecedente alle leggi dello Stato e che quindi è più importante. Ma Creonte non le dà ascolto, anzi la minaccia di condannarla a morte se dovesse trasgredire i suoi ordini e seppellire quindi il fratello. Antigone è disperata, si rivolge alla sorella Ismene per avere aiuto da lei, ma Ismene glielo nega perché Ismene rappresenta un po' una femminilità tradizionale, quindi incapace di contrastare l'autorità soprattutto maschile. Antigone non si ferma e getta della terra sul corpo del fratello, perché già questo gesto era sufficiente a dare una sepoltura. Creonte viene a saperlo
E a questo punto la condanna non a morte, perché non ha il coraggio di condannare a morte una sua consanguinea, ma la fa rinchiudere dentro una grotta. Qui subentra Emone, il figlio di Creonte, innamorato di Antigone, anzi suo promesso sposo, che supplica il padre proprio in nome di quell'amore. Supplica il padre di graziare Antigone, ma il padre è inflessibile. Dunque, Creonte ha modo però di tornare sulla sua decisione perché gli oracoli gli predicono grandi sventure. Lui sta andando contro appunto quella legge degli dèi, quella legge profonda che precede la legge degli uomini. Sta andando contro i suoi consanguinei e gli dicono gli oracoli: le erinni sono pronte a vendicarsi su di te. Quindi a un certo punto decide di andare presso il corpo di Polinice e di dargli sepoltura, ma proprio mentre è lì sente un grido. Quel grido proveniva dalla grotta nella quale Antigone era stata chiusa. Entra anche lui nella grotta e vede questa immagine orribile. Antigone si è impiccata e lì ai suoi piedi, gridando, in preda al dolore e allo strazio c'è suo figlio Emone, che appena lo vede si scaglia contro di lui con la spada sguainata, cercando di ucciderlo. Quindi un figlio che si scaglia sul padre per ucciderlo. Non ci riesce, allora rivolge la spada contro di sé e si suicida. Chiaramente per Creonte è la fine di tutto, della famiglia, del suo potere. Ma non è ancora finita perché sua moglie Euridice, quando saprà che suo figlio si è suicidato, si suiciderà anche lei. Allora ecco questo confronto tra la difesa dello Stato, perché Creonte è un uomo di Stato che deve far rispettare le leggi perché lo Stato possa preservarsi, perché possa continuare, perché le sue basi solide possano reggere, dall'altra parte invece c'è quella legge profonda, umana, quella legge che invece vede i legami familiari, i legami affettivi, vede la pietà, la compassione al primo posto. È un dilemma, direi, sempre attuale. Grazie, alla prossima.